finanziaria. Sì, c'è carenza finanziaria. Speriamo con la fase 2 di supplire. Sì, finanzi anche i figli, non l'ho letto, però probabilmente sì. No, io, come si accennava, sono ormai un vecchio agronomo che per oltre 40 anni ha imperversato su e giù per la regione, dirigendo vari settori e facendo anche tanta esperienza. Io non voglio dissacrare nulla, però ho imparato a essere con i piedi per terra, molto cauto, soprattutto dubbioso sulle mitizzazioni. Ricordo non tanti anni fa la mitizzazione dell'Omega 3, in cui un caro amico come Spinosi ha cominciato a fare pasta con l'Omega 3. Pareva che con l'Omega 3 si risolvesse tutto, dal mal di testa alle emorroidi. Non vorrei che fosse la stessa identica cosa per la spirulina, per carità, senza svalutare nulla. Estremamente interessante mi pare soprattutto la prima fase sulle acque reflue, che sono un grosso problema per chi fa olio d'oliva, non sa mai dove spargerle e così via. Sul resto, per carità, va bene. Il mio invito è proprio di tenere i piedi per terra, perché giustamente ho ascoltato molto bene le diete di quei vegani di su e di giù. Per carità, una delle ultime cose che mi sono interessato era in occasione dell'Expo sulla dieta mediterranea, Napoli, riunioni di sopra, di sotto, riconfermata la dieta mediterranea, l'unica cagnara che è venuta fuori con i napoletani, no, era la dieta mediterranea nostra, i marchigiani giù del sud, no, no, siamo stati noi, eccetera, eccetera. Per carità, è tuttora valida la dieta mediterranea, perfetta, però io voglio semplicemente ricordare che cos'era il pomodoro 50 anni fa, quando è venuta fuori la dieta mediterranea? Che cos'è oggi? Io sono specializzato in lattiero casearia, mi ricordo che quando ho iniziato questo lavoro andavo in giro per le campagne, la Bruna Alpina, le prime vacche facevano 14-15 litri di latte al giorno. Oggi una vacca pezzata nera ne fa 44, si chiamano latte tutte e due, ma siamo convinti che sia tutte e due la stessa cosa? In questi ultimi 30 anni i ricercatori, gli agronomi, che cosa si sono preoccupati, con alle spalle gli industriali, di fare una ricerca selettiva, tirar fuori varietà che avessero principalmente due caratteristiche: l'uniformità nella pezzatura, nei tempi di maturazione e così via, e la consistenza, debbono essere comunque prodotti che possono fare migliaia di chilometri senza che si tocca. Quando ero più ragazzo io si comprava una pesca e dovevo mangiarla subito, perché sennò si ammaccava. La lasciavi un pomodoro, la lasciavi in cucina, c'era il profumo di pomodoro tutta la cucina. Succede più? Allora, probabilmente qualcosa è cambiato in questi 50 anni. Si parlava anche di sostanza organica del terreno. Quando ho iniziato a fare questo mestiere, il concime azotato che si usava era il guano del Cile, cioè la merda dei piccioni cileni. Si usava il letame. Nella crisi zootecnica che c'è stata, anche come regione abbiamo studiato l'opportunità di mantenere delle stalle solo per produrre letame. E non è che ci, insomma, oggi come oggi forse andrebbe anche ripensata questa cosa, se noi vogliamo mantenere la tradizione. Ultima cosa che voglio dire, io credo fortemente che se vogliamo fare agricoltura, l'ultimo incontro che ho fatto era con il presidente, un grande discorso che fece il presidente dell'Accademia dei Lincei, il quale è coinvolto in un organismo internazionale dell'ONU di ricerca, perché dobbiamo sfamare il mondo da qui a là, devono arrivare a produrre 100 quintali di grano per ettaro. Oh, bellissimo, 100 quintali di grano per ettaro. Ma si è mai preoccupato nessuno di capire se il nostro agricoltore, che fa al di là del biologico, che fa il grano, ancora riesce a farlo perché ci guadagna o ci perde? Perché ha voglia di discutere fare 100 quintali. Tempi miei se ne faceva 18 di quintali e il contadino faceva la fame. Adesso se ne fa 40 e il contadino fa la fame lo stesso. Qualcosa c'è che non funziona. Allora, al di là di questo scolloquio, ti ringrazio per la partecipazione, per avermi dato l'opportunità di fare questa riflessione. Sicuramente la spirulina
non vorrei dire una spirulina al giorno togli il medico di ritorno, però la spirulina sicuramente, è uno degli elementi integrativi, l'innovazione va sempre bene, ma evitiamo le mitizzazioni. Grazie. Grazie Francesco per avermi promosso, perché sono consigliere comunale con delega alle politiche agroalimentari. Le prossime elezioni, sta anche assicurato. Vi porto il saluto di Maurizio Mangialardi, il nostro sindaco di Sinigaglia. E sì, è vero, sono molto molto interessata a questi argomenti. Il mio interesse principale in questo periodo è quello di cercare di far capire cosa significa mangiare bene, cosa significa bere bene. Cerco di inculcare e parlare il più possibile di questi argomenti, ed è per questo che ho chiesto anche aiuto a Bruno e a tutti voi, per poter fare anche nella nostra città degli incontri, per poter parlare con la gente e valorizzare queste cose che per me credo che siano veramente molto importanti. Altra cosa sicuramente legata poi a questo prodotto è sicuramente il turismo agroalimentare, il turismo Senigallia. Noi siamo più propensi alla questione di, cioè noi portiamo avanti sicuramente un discorso maggiore legato a questa argomentazione, a questo largo di tema, insomma. Perciò grazie tante della mattinata, è stato veramente molto interessante ed è bello trovarsi in mezzo a persone che parlano la tua lingua, e grazie di nuovo. Direi che ci siamo, il momento è finito, grazie a tutti per la partecipazione, vi terremo aggiornati circa gli sviluppi della fase 2, ci impegneremo perché ci è stato detto che sarà una competizione molto dura, quindi ci impegneremo, come abbiamo fatto per la prima fase, a scrivere un bel progetto. Visitate il sito per tutte le informazioni che non sono state fornite oggi, quindi sia tramite il sito della Terra e il Cielo, sia tramite il sito di Green Tech, sia tramite il sito dell'Università che della Fattoria Petrini, trovate il link, oppure semplicemente spirulinadellemarche.it. Grazie. Grazie.